clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico rispecchia il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. Non vediamo l'ora che arrivi. È un grande riflesso qui. Party cerca di pescare il compagno là davanti. Passaggio sulla destra. Decide di sfruttare la fascia. Alejandro Gomez. Arriva Alejandro Gomez. Alejandro Gomez. Sakai. Allarga il gioco a destra. Palla al centro. Party sbroglia la situazione. Sakai la gioca sulla destra. Buonaventura. Prova la giocata nello spazio. Ed ecco il cross. La palla viene respinta. Cercano l'azione veloce. Cerca un compagno. Non c'è fuori gioco, si va. Palla dentro di Mbappé. Bello intervento difensivo. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. Sakai sul pallone. Prova con la palla lunga. Sakai non riesce a servire il compagno. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Vuole la profondità. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Buonaventura. Il Corinthians sa come gestire il possesso palla. Sì, Fabio, riescono a far girare il pallone con una fitta trama di passaggi e triangolazioni continue. Avanzano con pazienza e precisione, sono la dimostrazione che nel calcio non serve necessariamente verticalizzare a ogni costo e correre dietro al pallone a 200 all'ora. Puoi far correre la palla invece e dominare il campo attraverso il possesso. Buonaventura, Alejandro Gomez. Va a avanzare l'azione sulla fascia. Sakai riceve un bel pallone. Si fa trovare al posto giusto. In questa fase iniziale della gara stanno sfruttando molto bene la fascia destra. C'è un sacco di spinta su questa fascia. Insistendo troppo su una zona del campo, sempre quella, si rischia di lasciarne altre scoperte. Va al tiro! E hanno sfiorato il gol. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Sulla destra. Buonaventura. Trova il compagno in buona posizione. Occhio al tiro. Si iscrive al tabellino dei marcatori. Ed è il primo gol della gara. Non ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. A tu per tu con il portiere, è riuscito a beffarlo con una facilità disarmante. Punteggio di 1-0 alla fine. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Pericolo. Colpisce. La toglie dalla porta. Grande parata dell'estremo difensore. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Felipe riceve in posizione. Traversa, ma non è finita. Sakai. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Prova il filtrante. Occhio che prova. Cafu. Cerca spazio. Mbappé ha spazio per affondare. Ecco che parte il cross. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Allontana il pericolo. Party
prova la giocata nello spazio, grande movimento nello spazio, prova il tiro. Finalizzazione decisamente infelice. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Prova il filtrante. Ha spazio sulla fascia. Si libera la grande. Prova la conclusione. Gol! Non sbaglia. Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa a questo punto. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. E si riparte da un netto 2-0. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che... Primo tempo che si conclude dunque qui. Cosa pensi di questo primo tempo, Luca? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. Il secondo tempo è cominciato. L'unica cosa che non possono permettersi di fare è concedere un'altra rete agli avversari. La partita sarebbe chiusa definitivamente. Sarà determinante, secondo me, come affronteranno l'inizio del secondo tempo. Palla intercettata. Cerca spazio e trova il compagno. Difesa energica e decisa. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Vuole la profondità. Riesce ad intercettare. Tentativo di allungare il gioco. Fekir. Prova la conclusione. Certamente fare meglio su una palla molto intelligente. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Buonaventura, oggi è andata a segno. Prova la soluzione in fascia. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Cafu. Cerca di lanciare il compagno. Credo che l'allenatore abbia chiesto ai suoi attaccanti di restare alti e non partecipare troppo alla fase difensiva. È abbastanza evidente dalle disposizioni in campo. Puntano tutto sul contropiede, quindi, no? Esatto, esatto, proprio così. Il loro obiettivo è riconquistare la palla e farla arrivare subito agli attaccanti. Alejandro Gomez. Alejandro Gomez è arrivato sul pallone ma non riesce a metterla dentro. Il portiere la calcia lontano. Buonaventura scodella in avanti. Titi la gioca in profondità. Apertura di gioco sul fronte opposto. Cerca spazio. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Mbappé la gioca a sinistra. Prova il filtrante. Filipe, palla al centro. Passaggio intercettato. Yaya. Lulic prova la verticalizzazione. Ottimo intervento, ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Lukaku è rimasto intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Tackle duro ma efficace. Azione fallosa, nessun dubbio. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo.
Ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. C'è Giroud. Vuole il lancio filtrante. Intercetta il passaggio, pericolo. Pericolo. Rami. Passaggio intercettato. Umtiti con l'intercetto. Cerca un compagno. Prova la giocata nello spazio. Tocco morbido. Umtiti era ben posizionato e intercettato il pallone. Ndombia, il suo pallone è morbido. Alejandro Gomez, Umtiti di forza. Palla riconquistata immediatamente. Prova il filtrante. Lulic. Il gol della bandiera è il minimo che possono fare a questo punto per provare a chiudere questa brutta partita in maniera dignitosa. Alejandro Gomez, grande intuizione la sua. Cerca spazio. Fekir. Calcio d'angolo, una delle ultime occasioni. Cross verso il centro dell'area. Spazza via. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Nel calcio di oggi, ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Lulic. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. E certo, non fa piacere questa sconfitta. Sono sicuro però che l'allenatore sa...